Vogliamo disegnare qualcosa che ha a che vedere con il cane George, che è un mangione e ha una pancia piena di varie cose. Allora, serve un foglio bianco che va piegato così, senza arrivare proprio in fondo alla pagina. Poi va girato e si fa un'altra piega dalla parte opposta. Tenendo il foglio così chiuso, io ho disegnato George, però è uno degli animali che possono venire in mente. Quando si apre, si può fare un segno che unisce una parte all'altra di George. E così ci sarà un George molto capiente che può contenere tantissime cose. Appunto, come dicevo, si può fare anche il disegno di un dinosauro, per esempio, che conterrà molte cose, oppure se volete farlo in verticale, una scimmia o comunque quello che vi viene in mente. Poi potete disegnare tutto quello che volete dentro Giorgio, l'animale che avete realizzato. Per esempio, dentro il mio George c'è una cosa che a lui piacerebbe molto, cioè una catena qui, una collana di salsicce. Poi ho pensato un lettore per la musica che può servire perché così quando siamo accanto, se lui vuole, può anche essere di compagnia, far sentire la musica. Un coltellino svizzero che si può tirare fuori se serve e se appunto c'è da stappare una bottiglia o fare un taglio in una corteccia, ma anche una TV che se apre la bocca così George riesce a farmi vedere i miei programmi preferiti. Che ne dite? Buon lavoro!